Questo programma è offerto da Palermo, giovane si uccide al poligono di tiro. Caronia, vigilessa muore durante sfilata dei carri. Casteldaccia, finalmente in manette dopo 4 mesi. Sport, Palermo, vittoria in casa contro il Bari. Palermo, giovane si uccide al poligono di tiro. Tragedia al poligono di tiro in via Nave a Palermo. Durante un'esercitazione di routine, un militare di 20 anni si è tolto la vita. Il giovane stava sparando alle sagome quando di un tratto, posando la canna della sua pistola d'ordinanza sulla tempia, ha premuto il grilletto. Il militare è morto sul colpo. Gli aiuti del primo soccorso sono arrivati subito, ma non c'è stato nulla da fare. Solo caos e tanta paura per coloro che si trovavano lì durante la tragedia. In un primo momento i vicini di postazione hanno pensato ad una sparatoria, ma di lì a poche ore si è compreso il gesto. L'ennesima morte silenziosa di una persona che vive in un profondo disagio e malcontento della propria vita. Nessuno dei conoscenti si sarebbe aspettato questo insano gesto da parte del ragazzo. Caronia, vigilessa muore durante sfilata dei carri. Tragedia al carnevale di Caronia nel Messinese. Durante la consueta sfilata dei carri allegorici, una vigilessa di 52 anni, Caterina Grimaldi, ha perso la vita travolta da un'auto. La donna stava dirigendo il traffico lungo la statale 113, quando 2 auto si sono scontrate e una è carambolata sulla vigilessa schiacciandola. La donna è morta sul colpo. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri. Palermo, la Corte dei Conti contro gli sprechi della politica. L'importo complessivo delle condanne è stato di oltre 12 milioni di euro. Nel merito delle condanne, ha detto il presidente della Corte dei Conti siciliana, Luciana Savagnone, parecchie decisioni sono state emanate in materia di contributi comunitari per spreco di risorse da parte dei beneficiari, ovvero di erogazione di contributi a soggetti privi dei requisiti previsti dalle norme. Tradotto vuol dire sprechi, appropriazione indebita, riciclaggio, corruzione, peculato che fanno rima con mala politica. La politica siciliana viene messa alla gogna dai numeri impietosi emersi finora, ma non è una novità. Da tanto, troppo tempo, la negligenza, nonché la disonestà della classe dirigente isolana, non ha fatto altro che aumentare il gap socio-economico con il resto d'Europa. Urge un netto cambio di rotta immediatamente. Palermo, furti nel parcheggio del centro commerciale Forum. È ormai da diverse settimane che nell'area parcheggio del centro commerciale Forum Palermo, sita in via Pecoraino, avvengono una serie di minicolpi ai danni delle autovetture in sosta. È una vergogna, ero andato semplicemente a vedermi un film. E che cosa ho trovato al rientro? Tutti i tergicristalli tolti dalla macchina. Pare che dopo il posteggio dell'autovettura, una volta allontanatosi il proprietario, i malviventi si avvicinino per sottrarre tergicristalli, cerchioni, antenne e specchietti. Autoricambi di facile preda, non troppo costosi, ma indispensabili per una guida sicura. È il caso di un giovane di 25 anni a cui hanno sottratto i tergicristalli dalla sua Ford Ka. Uscito dal cinema, il ragazzo si è accorto del furto e non potendo mettersi alla guida a causa della pioggia, ha dovuto passare la notte in auto. Ho fatto cosa ho dovuto fare allora? Mi sono messo in macchina e ho dormito aspettando che scampava. L'unica soluzione era questa. Molte le denunce da parte degli altri malcapitati. Si allertano i frequentatori del centro in attesa di una maggiore sorveglianza da parte degli addetti. Casteldaccia, finalmente in manette dopo 4 mesi. È stato arrestato F.P.C., 35 anni, con l'accusa di aver organizzato la maxi rapina all'azienda Amadori, avvenuta lo scorso 28 ottobre a Casteldaccia. Con lui è finito in manette anche il complice R.R., 43 anni, esecutore materiale del colpo. L'ex dipendente, un autotrasportatore licenziato con la scusa di portare dei documenti, si sarebbe introdotto nell'azienda per cercare vendetta.
I due fecero irruzione nell'edificio con armi da fuoco alla mano, immobilizzando con nastro adesivo i dipendenti. La rapina fruttò ai due circa 50.000 euro. Le indagini condotte dai carabinieri e dalla procura di Termini Merese, a distanza di 4 mesi, hanno finalmente consentito l'arresto dei due malviventi. Ancora aperto il caso, si cercano gli altri due presunti complici. Palermo, incursione nella sede dell'AMAT. È stata messa a soqquadro la sede dell'AMAT, azienda del trasporto pubblico a Palermo. I vandali, approfittando della quiete della domenica pomeriggio, si sono introdotti all'interno degli uffici di via Roccazzo, a posto di Rigano, e hanno aperto i rubinetti dei termosifoni, allagando il primo piano degli uffici. Sull'atto vandalico adesso indaga la polizia. Sul posto si sono recati i vertici dell'AMAT per fare il punto della situazione. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. You sexy sexy danza. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Palermo. Dopo l'incendio al capannone, nessuno richiede la salma della vittima. Mircea Sandu, il senzatetto moldavo che lo scorso 30 gennaio ha perso la vita all'interno di un capannone andato a fuoco, in via Pecoraino, zona Brancaccio, è stato finalmente seppellito al cimitero dei Rotoli. Non è stato celebrato nessun funerale per la vittima, in quanto nessun familiare o conoscente ha reclamato la salma. Il comune di Palermo, ad un mese dall'accaduto, si è fatto carico di eseguire il seppellimento in un loculo della struttura cimiteriale di Vergine Maria. Palermo. AMAT, pronto al nuovo piano di rilancio. Nuovo piano strategico per l'azienda autotrasporti municipale nel tentativo di rilanciare e migliorare il servizio di trasporto autobus per la città palermitana. Si è partiti dallo scorso mese con l'aumento di 10 centesimi del biglietto da 1,30 ad 1,40 per passare poi ad un nuovo sistema di controlli, mandando tutti i 38 verificatori su 4 linee alla volta, scelte a rotazione ogni settimana. Ma senza dubbio il cambiamento più importante si avrà a fine marzo, dove si verificherà una rimodulazione delle tratte. La più significativa è quella della 101, che dovrebbe essere l'unica a passare per via Libertà. Aspra. Al via il convegno Io mi faccio la vita. Oggi 3 marzo 2014 alle ore 18 presso l'oratorio parrocchiale Maria Santissima Addolorata di Aspra avrà luogo il convegno Io mi faccio la vita. L'incontro sarà caratterizzato da spunti di riflessione socioculturale e legislativo sulle droghe al giorno d'oggi. Saranno presenti padre Vincenzo Battaglia, parroco della parrocchia Santissima Addolorata di Aspra, Mimmo Aiello, presidente dell'Associazione Comunità Marinara, e Valentina Cicirello, vicepresidente della Life and Life Hollus. Interverranno il magistrato Carmelo Carrara, il medico di sanità pubblica Antonella Gargano, la psicologa Alicia Billone e l'avvocato Vitalba Sanfilippo. A moderare il convegno la scrittrice e giornalista Gilda Sciortino. Villa Abate, è qui che l'associazione Tuteliamoci Hollus sta organizzando la raccolta alimentare a favore delle famiglie indigenti. Ascoltiamo cosa ha da dirci il presidente dell'associazione, Carmelo Castello. Perché c'è bisogno, il numero degli indigenti è crescente, l'associazione è soffocata praticamente dalle troppe richieste che arrivano quotidianamente di persone che non possono più mangiare
e di bambini purtroppo che non possono neanche crescere perché mancano proprio i generi di prima necessità e a volte anche le medicine. Però, quindi cosa vi aspettate dalla giornata di oggi? Ma speriamo di fare una buona raccolta in modo tale da fare una buona distribuzione ed aiutare più indigenti possibile. L'avete già effettuata qualche volta o è la prima volta? Sì, è il terzo anno che noi facciamo la raccolta in diversi posti e ha sempre risposto bene alla cittadinanza. Aiutiamoci ad aiutare! Palermo. Ieri il primo memorial in ricordo di Francesco Gippetto. Domenica 2 marzo 2014, presso il Pala Don Bosco di Palermo, ha avuto luogo il primo memorial in ricordo al maestro Francesco Gippetto, promotore del Taekwondo in Sicilia. Professore di elettromeccanica e missionario laico salesiano, Gippetto da giovane aveva già ottenuto la cintura nera di judo a Torino. Poi, subito dopo la guerra delle due Coree, andò in missione nella Corea del Sud e iniziò la pratica del Taekwondo. Rimase in quella nazione ben 8 anni e conseguì la cintura nera. All'inizio degli anni 70 fece rientro a Palermo e aprì la prima scuola di Taekwondo. Accolse decine e decine di bambini e adolescenti, togliendoli dalla strada e dalle grinfie della criminalità. Moltissimi giovani, grazie all'opera di Gippetto, frequentarono anche la scuola di elettromeccanica, conseguendo un diploma che li avrebbe aiutati a inserirsi nel mondo del lavoro. All'epoca, presso quell'istituto, non esisteva una palestra così come concepita oggi. Ci si allenava all'aperto, sul cemento. Nell'anno 2002 il presidente federale, dottor Park Sung-jae, concesse al professor Gippetto l'onorificenza di maestro e il riconoscimento ufficiale di cintura nera. Gippetto, negli ultimi anni, prima di ammalarsi, era stato in missione anche in Kosovo, Bosnia e Albania. Il memorial per Gippetto è stato il seme che ha generato tantissime piante che hanno a loro volta creato ottimi frutti, fino ad arrivare ai giorni nostri e al grande movimento sportivo siciliano. Questa iniziativa è stata organizzata dalla SDA Pantera della Polizia, diretta dal maestro Guastella. Alla gara hanno preso parte circa 300 atleti provenienti da tutta la Sicilia. L'evento disputatosi ha goduto di illustri personaggi del Taekwondo, nonché i grandi del Taekwondo internazionale, Yang Gil Park e Andrea Notaro. All'evento era presente anche la famiglia Gippetto. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Sport Palermo, vittoria in casa contro il Bari. Esame superato per il rosanero che sabato hanno battuto in casa il Bari per 2-1. Gara complicata per il Palermo, che trova un Bari molto ben preparato nonostante i problemi societari. Dopo un primo tempo scostante, gli uomini di Iachini ritrovano durante la ripresa il cinismo necessario per chiudere positivamente il match. La prima rete della partita è firmata da Kyle Lafferty, segue il pareggio della squadra avversaria con Galano. Subito dopo, l'infortunio di Hernandez porta l'ingresso in campo di Paulo Dybala, che successivamente mette a segno il suo primo gol in campionato. L'attaccante argentino sfama così la sua fame di gol dopo un digiuno di oltre un anno. Il Palermo, con i suoi 50 punti, riconferma sempre più il suo ruolo di capolista del campionato. Intanto, una prima diagnosi su Hernandez ha evidenziato la frattura della sesta costola. Nuovi accertamenti nei prossimi giorni. Serie A, altro stop per il Catania.
Di nuovo una battuta d'arresto per il Catania. I rosso-azzurri stavolta escono sconfitti per 2-0 contro un buon Genoa. La squadra di Maran si deve arrendere al gol 1 per tempo di Antonelli nei primi 15 minuti e del giovane Sturaro a 10 minuti dalla fine. In mezzo anche l'espulsione per doppio giallo di Bellusci. Una prestazione poco convincente della squadra etnea, che registra la seconda sconfitta consecutiva, unica attenuante i molti assenti in attacco. Maran, amareggiato al termine della gara, ha riconosciuto la superiorità della squadra della Lanterna e rimproverato alla sua i troppi spazi concessi agli avversari. La corsa salvezza è ancora aperta, infatti si tornerà in campo sabato al Massimino alle 20:45 contro il Cagliari per cercare di tornare alla vittoria. Villa Abate. Carnevale bagnato, festa trasferita. Domenica 2 marzo, sotto una pioggia battente, si sono riuniti a Pomara le associazioni che avrebbero dovuto sfilare per le strade del comune, fino a giungere in piazza della regione per dare vita ad una festa di piazza. Le associazioni presenti, gruppo scout Villa Abate 4 con il mondo dei puffi, Pomara 2000 con gli antenati, Villa Abate I con la natura, Arché e Io amo Villa Abate, con carri annessi, hanno dovuto, a malincuore, optare per l'annullamento della sfilata, ma non certo per la festa. Infatti, prontamente l'assessore Giovanni Pitarresi, che ci ha rilasciato una dichiarazione, ha trasferito la festa nei locali della parrocchia di San Giuseppe, dove DJ e ballerine hanno offerto uno spettacolo gradevole. Nonostante il brutto tempo, a Villa Abate non si ferma. Grazie alle associazioni, grazie anche all'amministrazione comunale, permettetelo, abbiamo continuato a fare festa a Carnevale. Dopo 20 anni che non si faceva il Carnevale nelle strade del paese, noi volevamo insieme alle associazioni proporlo di nuovo al territorio villabatese e ai villabatesi. Il brutto tempo ci ha un po' impedito di sfilare in piazza, ma abbiamo fatto una festa bellissima nel salone della chiesa della parrocchia San Giuseppe. I ragazzi, le associazioni sono state veramente grandiosi, hanno fatto carri, si sono vestiti chi da puffi, chi da natura, chi da Flintstones, è stata qualcosa. Io ho partecipato pure in questa festa, è stata veramente una bellissima festa. Villa Abate non si ferma, Villa Abate vuole tornare a sperare insieme alle associazioni e diciamo che non è più solo una speranza, ma è un dato reale, un dato concreto. Vogliamo riportare l'entusiasmo a Villa Abate, anche con le feste, anche con l'associazionismo. All'interno della festa l'assessore ha premiato i due fotografi Alessandra Nicosia e Giuseppe Mazzerbo per una precedente manifestazione fotografica. Per allietare di più la festa, il gruppo scout Villa Abate 4 ha offerto chiacchiere e dolci fatti in casa. Si è svolto presso il porticciolo di Bandita il Carnevale Solidale in 500, organizzato dalla seconda circoscrizione palermitana e dal club Fiat 500 Roma. Grande partecipazione e grande interesse da parte della cittadinanza, soprattutto dei più piccoli, che hanno potuto sfilare in maschera a bordo delle Fiat 500 che da Bandita, proseguendo per il quartiere Sant'Erasmo, sono giunti così all'Ecomuseo dopo aver ricevuto un kit formato da magliette e cappellini marchiati Fiat. Giuseppe Scardien, club Fiat 500 Roma, commenta. Sì, in pratica siamo stati invitati dal presidente Tomaselli, presidente della seconda circoscrizione, per fare un raduno sociale, dove sono stati coinvolti delle associazioni del quartiere per dare la possibilità a questi bambini diversamente abili di portare un sorriso, coinvolgere con delle maschere, sono stati regalati dei gadget, sono stati regalati anche i cappellini del nostro club e adesso dopo questa mostra pratica faremo un percorso lungo le vie della circoscrizione per poi andarci a posizionare all'interno del museo dove sarà visitata questa meravigliosa struttura e anche lì saranno nuovamente data la possibilità ai bambini di visitare le macchine,
quant'altro. È un carnevale solidale, appunto, come hai detto tu, perché ha voluto unire l'aspetto culturale alla solidarietà. Abbiamo coinvolto le associazioni come consiglio della seconda circoscrizione, come commissione attività sociale e commissione speciale Costa. Abbiamo voluto coinvolgere l'associazione di volontariato, l'associazione di disabili, per poter festeggiare in una borgata come Bandita, una borgata diciamo che dovrebbe essere turistica, storica di questa circoscrizione, per poter festeggiare insieme il carnevale. Con l'occasione, quindi, oltre alla festa che si sta per concludere, faremo con raduno di Autostorico, perché abbiamo avuto la possibilità di poter avere ospiti il Fiat 500 coordinamento di Palermo, che ringraziamo. Abbiamo la possibilità di fare un corteo di auto che percorrerà tutta la via Messina Marina e arriva all'Ecomuseo del Mare. Lì avremo anche la visita gratuita da parte dei bambini che hanno partecipato a questo evento, di poter festeggiare anche il carnevale e visitare anche il museo, che racchiude un pochettino quello che sono le speranze di tutto questo territorio per avere il riscatto di questa fascia costiera che a noi sta a cuore e che ci battiamo come circoscrizione per poter ritornare a fondarla agli antichi splendori. Ecco, le vogliamo ricordare queste associazioni che hanno partecipato oggi? Sì, io non vorrei dimenticarne qualcuno, ma sono praticamente l'associazione Tuteliamoci, l'associazione Cuore che Vede, l'associazione Manuel, l'associazione Apofid, l'associazione Nuovo Mondo. Dovrebbe essere un poco tutti. Io concludo anche con la parrucca, perché anch'io oggi, quindi, diciamo, sono stato anche ospite, quindi, diciamo, come sito di carnevale, quindi come organizzatore era giusto anche partecipare e dare anche un tocco anche di folklore anche alla manifestazione. Un saluto a tutti e buon carnevale. Questo programma è stato offerto da Claudio Conti. Vi auguro un buon fine settimana a tutti. Ma ora vediamo le previsioni per lunedì 3 febbraio. Una nuova perturbazione raggiunge il nord, il centro e poi anche il sud. Dalla tarda mattinata piogge temporali un po' ovunque. Ma ora voi il dettaglio con Silvia Caravello. Grazie Claudio, che carino, veramente. Andiamo a vedere allora nel dettaglio che cosa ci riserva questa giornata. Lo vediamo insieme attraverso la nostra grafica. Al nord il cielo si copre decisamente nel corso della mattinata e precipitazioni diffuse e forti, attenzione, nel pomeriggio raggiungono la Liguria centro-orientale e la Lombardia. Fenomeni moderati o forti in trasferimento al nord-est in serata e in nottata. Sarà più asciutto comunque ad ovest e in Piemonte. Al centro il tempo peggiora, vedete, sulla Sardegna verso la Toscana e il resto delle regioni tirreniche, temporali forti e maltempo previsto sull'Alta Toscana, poi in estensione anche al Lazio. Piogge temporali anche sulla Sardegna occidentale, sarà meno piovoso sui settori adriatici, sull'Abruzzese e il Molisano. Anche a sud il tempo tenderà a peggiorare nel corso del pomeriggio in serata, con piogge anche qualche temporale in Sicilia, sulle coste tirreniche della Campania e della Calabria. Sarà più soleggiato altrove e la neve cadrà sulle Alpi sopra i 600-800 metri, in Appennino abbiamo visto sopra i 1000 metri circa. Venti in prevalenza occidentali, molto forti, attenzione, o comunque sostenuti sul terreno, più deboli altrove. Vediamo anche le temperature, minime in generale, lieve diminuzione ovunque, con valori compresi tra i 2 e gli 8 gradi. Di giorno prevediamo 8-11 gradi al nord, fino a 14 gradi al centro e vediamo anche 16 gradi al sud. Carissimi, l'aggiornamento si conclude qui per il momento. Grazie per averci seguito. La chiusura la voglio fare insieme al nostro Claudio, che è un gran bel ragazzo, vero Claudio? Cosa diciamo? Che intanto dobbiamo vederci assolutamente al prossimo aggiornamento. Assolutamente. Solo su ilmeteo.it, che è la più grande famiglia d'Italia.